Il bello e il cattivo tempo, siamo al Teatro San Umberto in compagnia di una attrice fantastica, l'avevamo già incontrata in occasione del premio Persefone, premiata proprio per questo testo bellissimo che è La bastarda di Istanbul. Che cos'è? Molto attuale come testo, diciamo, per quello che stiamo vivendo in Italia negli ultimi anni, penso. Diciamo che è molto attuale, nel senso non vedo come fai il rapporto con l'Italia, veramente. Beh, c'è tutta una serie di segreti familiari, no? C'è sì. Qualcosa da nascondere, anche noi abbiamo i nostri segreti in Italia. Sì, ma questo parla di una famiglia. Di una famiglia. Invece tu mi parli di uno Stato o di un governo. Diciamo che i segreti di famiglia hanno sempre esistito e penso che esisteranno sempre, perché in tutte le famiglie c'è sempre qualcuno che decide che non fa bene sapere, che qualcuno non dovrebbe sapere questo e quello. Io sono convinta dal contrario. Qualsiasi cosa che sia, io penso che è meglio sapere, nel senso che i segreti presto o tardi vengono scoperti. Invece è sempre meglio e meno violento di sentirseli dire da chi è concernato. Bene, mi stai spiazzando con questi occhioni grigi. Senti, come sei arrivata tu a questo testo? Come ti è arrivato? Allora, io lavoro con Angelo Savelli da tanto tempo, da 15 anni, e noi abbiamo fatto l'ultimo harem, che è un collage di testo che è andato avanti per 14 anni a Firenze, sempre sold out, e quindi Angelo aveva questa voglia di andare avanti a fare qualcosa con me. Mi ha proposto diverse cose che io non ho accettato, perché dopo un tale successo è molto difficile scegliere un altro testo. Bisogna fare qualcosa che abbia una sua seduzione. E La bastarda di Istanbul, mentre recitavamo l'ultimo harem, ci capitava ogni 2 anni, ogni 3 anni, di fare anche una lettura mise en espace. Ne abbiamo fatto diversi, abbiamo fatto Istanbul di Orhan Pamuk, abbiamo fatto Hotel Bosforo, tanti testi diversi. Avevamo fatto un mise en espace della bastarda di Istanbul che era piaciuto tantissimo, ma il difetto della bastarda e che ci sono tantissimi personaggi e questo vuol dire una produzione onerosa, no? Quindi il Teatro di Rifredi ha cercato di trovare dei coproduttori e poi, vedendo che non ce n'erano, alla fine Angelo è riuscito a fare una riduzione con soltanto 8 attori, 7 donne e un uomo. Ed è riuscito anche a mantenere delle scene sostituendo gli attori con dei video. E così ridotto a 8 persone sul palco, abbiamo tentato questa avventura che ha avuto un ottimo riscontro col pubblico. Sì, sono 5 anni, prima parlavamo di sì. 5 anni, ci dicono che dobbiamo stringere, allora quindi facciamo subito il lancio, però io un'altra domanda mi permetto io di farla, come ti senti nel personaggio? È un personaggio che interpreti o lo senti anche un po' tuo? Io non ho niente di comune con Banu, a parte un po' la sua stravaganza, perché non sono credente, non sono veggente, e quindi diciamo che Banu mi piace molto perché è quella che sa,
è quella che mantiene i segreti, e questo ne fa un personaggio un po' misterioso, un po' anche sopra le righe, perché lei ha due jean sulle spalle con i quali parla e con i quali si fa informare delle cose del mondo. Mi piace molto, ma non ha niente in comune con me. Allora, noi diciamo che la Bastarda di Istanbul è al Teatro Salomberto dal 31 ottobre, quindi da stasera, sì, fino a... è così, fino ecco. A... fino all'11 incluso, e facciamo le doppie il sabato. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo, grazie. Sarà il massimo.